Storie di triangoli. Brevi racconti dei bambini della scuola dell'infanzia Bruno Munari ai tempi del coronavirus. Ciccio Bomba e Freccia. C'era un paese che si chiamava Triangolo Bill. Ci viveva un signore che si chiamava Steph, che giocava sempre con il suo gatto Pum Pum. Poi ci viveva un cane che si chiamava Freddy e c'era Frankie che era un pasticcere. Ogni volta mangiavano una mela galattica blu. Nel paese ci viveva un mostro che si chiamava Ciccio Bomba, che voleva mangiare tutti. Un giorno arrivò un supereroe di nome Super Freccia e decise di sconfiggerlo. Per superarlo doveva superare delle prove. C'erano però delle trappole, una ragnatela, un tagliasiepi e delle piante sfidose. Il supereroe Freccia riuscì a sconfiggerlo, superando tutte le prove, e gli abitanti del paese Triangolo B furono contenti. I triangolari e il mostro quadrato. Nella città a punta, nascosta in un bosco di altri alberi a punta, piccoli cespugli puntosi e fiorellini colorati, vivevano i triangolari. I triangolari erano tantissimi e vivevano in piccole case carine, comode, e mangiavano solo fragole e pere, perché erano le uniche cose a punta che avevano nella loro città. Un brutto giorno arriva il mostro quadrato che voleva distruggere la città a punta perché loro erano felici e lui no. I triangolari, impauriti, si rinchiusero nelle loro case e chiamarono con una videochiamata su WhatsApp il supercerchio Thor, che era il più bravo a salvare. Il supercerchio Thor di corsa arriva e con il suo martello potente colpisce il mostro quadrato e lo manda sul tetto di una delle bellissime casette dei triangolari, che è tanto a punta da infilzarlo e sconfiggerlo. I triangolari, tutti felici, uscirono dalle loro case e abbracciarono il supercerchio Thor e, prima di andare via, si fecero un selfie tutti insieme, per non dimenticare questa brutta avventura finita bene. Ora che tutto era tranquillo, il supercerchio Thor poteva tornare a riposare nella sua amata città Rotondo. Nel paese dei triangolari. Nel paese dei triangolari ci vivono i pupazzi. Una si chiama Emma, una rosa e una pietra, e gli altri non lo so. Mangiano le pietre, la carne e gli spaghetti. Purtroppo a Triangolari arriva un virus pietra gigante che vuole mangiare tutti e non fa uscire i pupazzi di Triangolari da casa. Alla fine però i pupazzi di Triangolari riescono a sconfiggere il virus pietra gigante tagliandolo con la bocca e se lo cucinano. La gita dei triangoli. C'erano una volta dei triangoli che decisero di fare una gita e si incontrarono con diversi amici e fecero amicizia anche con nuovi amici. Poi andarono a mangiare al ristorante e gli nacquero due figli. I genitori comprarono ai due figli un giocattolo ciascuno, e loro ci giocarono. Poi incontrarono un mostro buono, di nome Mostolottolo, e il mostro si divertì a giocare con i piccoli triangolini e con i loro amichetti. Un giorno andarono a fare una gita al mare e giocarono con la sabbia, e poi si fecero il bagno. Poi tornarono a casa e dopo mangiato si misero a dormire. Fragolina scintillante.
La mia città si chiama Fragolina. In questa città viviamo io, mamma, Sara, papà, nonna, le mie zie, Ginevra, Asia Putiffa e Gaia. A me e le mie amichette piace mangiare le polpette e la pasta col pomodoro. Io e Ginevra mangiamo velocissime. Un giorno, all'improvviso, mentre stavo giocando con la mia famiglia a fare il puzzle, arrivò un mostro tutto colorato, molto simpatico, con capelli buffi, viso azzurro, il corpo viola, mani e bocca blu e piedi verdi. Il mostriciattolo regalò a me e a Sara tanti fiori, tutti colorati e profumati, e per ringraziarlo tutti insieme organizzammo un girotondo. Poi ci portò a vedere il suo villaggio con tante belle casette fatte di fragola, tutte a forma di triangolo. Quando arrivammo, tutti gli altri mostri simpatici ci vennero a salutare e regalarono a me e a Sara due cuoricini, uno argentato e uno dorato pieno di brillantini. Si fa presto notte e allora tornammo a casa e ci mettemmo a dormire nel letto pieni di brillantini scintillanti. Il paese Pompier. C'era una volta un paese chiamato Pompier, dove abitavano tanti pompieri e tanti bambini. Filippo, Matilde, Andrea, Luca, Gabriele, Sofia, Nina, Asia, Samuele, Damiano, e tutti indossavano cappelli e scarpe a triangolo. Tutti mangiano la ciccia, il pesce a triangolo e le cotolette a punta. Loro uscivano sempre fuori a giocare, ma un brutto giorno però arrivò un mostriciattolo, il coronavirus. Spider-Man, insieme a Hulk e agli altri supereroi, ma c'era anche una femmina, una sola, che si chiama Catwoman, organizzarono una festa e lo attirarono lì, tra le cose buone, così lo potevano ammazzare. Poi tutti insieme mangiarono e giocarono e basta, ed erano tutti felici e contenti. Le avventure del signor Triangolo. C'era una volta il signor Triangolo che viveva nel paese triangolese insieme a una giraffa e a un cane. Triangolo mangiava tante verdure e tanta frutta, spinaci, broccoli, arance. La giraffa mangiava le foglie degli alberi. Il cane i croccantini a forma di triangolo. Un giorno arrivò il signor Rosso Cattivo, che scatenò una grandissima tempesta e aprì la bocca per mangiare tutti gli animali. Il signor Triangolo trovò una scritta tra gli alberi e la lesse. Era una formula magica. All'improvviso arrivò la fata arcobaleno e disse al signor Triangolo che poteva esprimere un desiderio. Il signor Triangolo voleva salvare gli animali e la natura, ma doveva riuscire a dire un'altra formula magica. Alla fine la fata arcobaleno lo aiutò a dire una nuova formula, mischiando le parole dell'albero. Tutti gli animali furono salvi e il signor Rosso Cattivo diventò un sasso per sempre.